Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Enrico Capaci. Io voglio farvi una domanda, una sola, la più importante. Ma voi vedete in che mondo di merda viviamo? Vedete in che mondo di merda viviamo? Ve ne rendete conto intimamente, profondamente, veramente, dentro di voi? Ve ne rendete conto o no? O ancora non avete capito un cazzo? Vedete in che mondo orribile viviamo? Vedete i comportamenti orribili degli esseri umani, comportamenti orribili degli esseri umani, orribili, 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 orribili. Li vedete o no? Partiamo dall'inizio, a scuola. Bambini, bambine, ragazzi, ragazze che vengono presi in giro, insultati, denigrati perché magari brutti esteticamente, grassi, sovrappeso, con gli occhiali. Guarda come sei brutto. Sei un cesso, sei una cessa, fai schifo, nessuna ragazza mai ti vorrà, nessuno mai ti vorrà. Quattro occhi, hai il lardo che ti esce, fai schifo, sfigato, 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 sfigato. Persone magari timide, bambini timidi, ragazzini timidi, presi per i fondelli. Ah, sfigato, chi ti vuole? Non parli mai con nessuno, fai ridere. Quindi tanti bambini, tanti ragazzi, troppi, ogni giorno. Ogni giorno costretti a subirsi questi insulti, senza motivo, senza aver fatto nulla. Così si va a scuola perché si è costretti, è scuola dell'obbligo, vai lì e devi essere insultato da qualcuno, senza che tu abbia mai fatto nulla. Devi essere insultato da 4 o 10 stronzi che ti si presentano davanti e ti devono rovinare la mattinata. Mi pare una cosa accettabile questa, e nessuno fa niente, gli altri compagni, i professori, nessuno si accorge di niente, indifferenza più totale. Poi abbiamo delle famiglie che sono delle associazioni a delinquere, famiglie che molto spesso sono delle associazioni a delinquere, altro che combattere la mafia, la camorra e l'andrangheta. La mafia è nella famiglia, ma molto peggio della mafia. Criminali, padri e madri criminali, che non sono genitori, non sono esseri umani. Il più delle volte sono mammiferi, al massimo sanno fare il ruolo di mammiferi. Ti allatto, ti insegno due o tre cose e poi pretendo, 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 ti giudico, ti giudico, ti giudico. E se non riesci ad uscire dal cosiddetto svezzamento quando voglio io, sei un figlio del cazzo che mi fa perdere soltanto tempo e che non mi serve a nulla. Cioè tu genitore, metti al mondo un figlio. Per tua scelta, oppure per incidente, dopo un tuo atto, e tu poi pretendi pure cose da lui e ti lamenti pure. E fai passare a questa creatura magari un'infanzia del cazzo, magari un'adolescenza di merda, e poi ti ritieni pure un bravo genitore, magari, e ti lamenti pure del tuo figlio. Quindi, creature, bambini, ragazzi, adolescenti, oppure anche uomini e donne, non più bambini, non più adolescenti, 25 anni. Che si trovano in un mondo in cui si è attorniati non da uomini, non da donne, non da padri, non da madri, si è attorniati al massimo da mammiferi, al massimo da cittadini, perché in bocca tutti hanno soltanto il tuo dovere, lo fai il tuo dovere, lavori per essere indipendente, paghi le tasse, cittadini, tutti che si interessano ad essere perfetti cittadini esemplari per far funzionare la società. Ma gli esseri umani dove sono? Tutti cittadini, tutti mammiferi, ma gli esseri umani dove? Quando? Perché? Perché non ci sono? Perché nessuno si interessa di loro? E in questo contesto di squallore, che ho riassunto in poche parole, ma se dovessi dire tutto il video continuerebbe per 35 anni, in questo contesto di squallore si reputa bontà e sensibilità che cosa? Fare un po' di volontariato, un pochettino di beneficenza, comprare un'azalea, andare a messa. Ma la bontà, la sensibilità, la si vede nei comportamenti quotidiani, lo si vede a 360 gradi nel tuo modo di vivere, come vivi, come ti rapporti agli altri, in che genitore sei. Quindi tu sei un genitore così, tu sei uno studente così, tu sei uno pseudo essere umano così e pensi di essere una bella persona, una buona persona perché fai del volontariato. Magari sei un genitore che ho descritto. Sei uno di quei genitori che ho descritto prima. Poi fai il volontariato, poi vai in messa, poi
poi mandi un po' di elemosina a qualcuno e quindi sei una brava persona. Pensi di contribuire allo splendore di questa nostra società, non contribuisci ad un cazzo. Quello è nulla se non c'è il resto, è nulla se il resto continua ad essere quello che è. Ma il punto è che i cittadini che non sanno che cos'è l'essere umano, o i mammiferi che non sanno che cosa dovrebbe essere l'essere umano, non possono nemmeno capirli questi discorsi. Ecco perché non c'è speranza, proprio perché non hanno le facoltà mentali, non hanno la sensibilità per capire nemmeno quello che sto dicendo. Ecco perché non sono ottimista. Perché l'essere umano ancora non esiste. Noi certo che siamo mammiferi, apparteniamo al regno animale, ma abbiamo una mente che potrebbe trascendere da una parte della nostra natura. E potrebbe arrivare con un certo slancio, con una certa consapevolezza, ad elevarsi un pochino, a non limitarsi ad essere un mammifero. E quando non ci si limita ad essere mammiferi, il più non è essere cittadini esemplari, ma essere esseri umani esemplari. E invece un mondo in cui, ma guarda com'è buono lui, fa volontariato. Quindi non avete capito un cazzo, non avete capito un beamato cazzo. Vi leggo questo testo di Giorgio Gaber, L'Azalea, a proposito di tutto ciò. Io credo che non ci sia stato un altro periodo della storia in cui gli uomini siano arrivati al nostro livello di cattiveria e di egoismo. Un uomo oggi, non avendo remore di morale e di coscienza, tanto più gli conviene, tanto più è carogna. È carogna coi più deboli, è carogna coi più forti, no, coi più forti è viscido. È carogna con la moglie, con i figli, con gli amici, è carogna con il mondo intero. Però la domenica, un'azalea. Tutti che comprano un'azalea per questo, per quest'altro, per quest'altro ancora, dato che non funziona niente, si risolve tutto con le azalee. E mi bussano alla porta. Mi fermano per strada, mi corrono dietro col motorino, con la bicicletta. E io stremato che faccio? Compro un'azalea per salvare i bambini, gli animali, le piante, ricerche varie, bacini idrici, le suore del Nicaragua, le foreste dell'Amazzonia. Devo fare tutto io, devo fare tutto io. L'azalea, oltre ad essere un arbusto ornamentale della famiglia delle Ericacee, è diventata simbolo di purificazione. E siccome più uno è sporco dentro, più ha bisogno di apparire buono, i più carogna hanno azalee dappertutto. In ingresso, in sala da pranzo, in camera da letto, vanno al cesso e tac, un'azalea. Che raffinati, che raffinati. Secondo me a San Francesco non piacevano le azalee. Gli piacevano i lupi, certo, anche avere la casa piena di lupi. E Gandhi e Madre Teresa di Calcutta ne hanno salvate di persone, eh? Beh, oddio. Se in India ci fosse stato un bravo statista, anche un po' meno buono, forse ne avrebbe salvati di più. Ma non c'è niente da fare. La bontà vera commuove, rassicura. Quella finta mi fa vomitare, mi fa schifo quella finta. E se ci fosse un Dio, io credo che la condannerebbe. Ma basta con queste finzioni, queste ipocrisie. Queste esibizioni fatte per abbellire l'anima e anche l'immagine. Ma dentro, 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 cosa siamo, eh? Ve lo dico io cosa siamo. Siamo delle caramelle di merda ricoperte di cioccolato. A proposito, ho fatto un sogno. Si alza in volo un branco di mucche. È un sogno ricorrente, pieno di effetti speciali. E sulle azalee della domenica, su Teleton, su 30 ore per la vita, su We Are the World, We Are the Children, sulla partita del cuore, grazie Firenze, su Pavarotti and Friends. Io conto perché non sono un conto. E le mucche, splash! A questo punto scatta come sempre
La solidarietà. Domenica prossima, in tutte le piazze d'Italia, è in vendita a lire 15, facciamo 100.000, una piantina di azalee. Il ricavato sarà devoluto alla ricerca di quei poveri disgraziati che sono ancora sommersi sotto quella montagna di sterco bovino. Dio esiste. Imparate a capire quella che è la bontà e quella che la sensibilità.